Lei è stato tra i promotori non solo del centro Medit Research, ma è stato anche uno dei promotori della dieta mediterranea quale patrimonio dell'UNESCO. Avete anche rielaborato la tradizionale piramide alimentare allargandola alle pratiche sociali. Insomma, la dieta mediterranea non è solamente una ricchezza per il corpo, ma anche un valore culturale. Assolutamente sì, la dieta mediterranea è una ricchezza, fa bene alla salute, fa bene all'ambiente, quindi porta a un benessere generalizzato e fa bene all'economia, perché soprattutto al mezzogiorno d'Italia, a posti come Vico Equense per esempio, la dieta mediterranea apre autostrade di economia pulita, perché la maggior parte dei prodotti che identificano nel mondo la dieta mediterranea si fanno proprio da queste parti. Alimentazione comporta anche fake news. Il suo argomento di stasera riguarderà molto il multimediale e i social network. Ci può accennare quali sono le principali fake news che ruotano attorno all'alimentazione e alla dieta mediterranea in particolare? La pasta la sera fa ingrassare, la frutta estiva c'ha troppo zucchero, il cioccolato fa venire l'eczema. Sono le tantissime fake news che ci inondano da tutti gli angoli del web e ci precipitano addosso come una cascata di informazioni, per cui paradossalmente con il web noi sappiamo troppo e non capiamo niente di quello che sappiamo, perché abbiamo troppe informazioni che impallano il nostro processore mentale. E quindi la nostra grande sfida è riuscire a fare della rete uno strumento a nostra disposizione, ma non un labirinto in cui ci si perde. Marino Niola viene premiato per la comunicazione multimediale con la seguente motivazione: premia la dottoressa Barbara Rubertelli, presidente della Fondazione Discepolo. Premio conferito con la seguente motivazione: per aver promosso il riconoscimento a beni UNESCO della dieta mediterranea e della tradizionale pizza napoletana come fondamentali veicoli di salvaguardia della salute e per la pluriennale attività accademica e divulgativa multimediale. Signora Natale.